Per chi non c'era questa mattina, ridò nuovamente il benvenuto a nome di Tu da che parte stai. Voi sapete che la giornata si sviluppa intorno a tre tematiche e tutto è cominciato proprio da quella, dalla tematica che riguarda il libro che parla dei ragazzi e delle ragazze. Quel libro parla di me. Loro sono veramente persone da cui è partito tutto il disegno, perché sono persone che secondo noi si sanno connettere con le voci delle bambine e dei bambini, dei ragazzi e delle ragazze, in un modo particolarmente significativo, soprattutto in un momento storico, culturale, come quello che stiamo attraversando. E quindi abbiamo cominciato a pensare alle loro voci per parlare, per costruire la giornata di oggi. E non vi rubo tempo, lascio la parola a loro. Il titolo... Che titolo hai a questo incontro, Mittino? Non so, non ci siamo. Iniziamo. Buongiorno. Sì, no, sono importanti i titoli e anche i tempi soprattutto, questo ce l'hanno detto prima. Quindi mi raccomando, alle tre dobbiamo aver finito, se avete delle domande interessanti non fatele, per favore, non c'è tempo. Le facciamo alla pelle. No, potete seguirci e noi suonando gli strumenti vi porteremo fino in Piazza Duomo. E lì potete chiedere tutto. Allora, l'idea è quella di riuscire intanto a far parlare loro per poco tempo. Sicuramente sarà difficile con Nino, che non è taciturno, ahimè. Però cercheremo di far fronte anche a questo problema di oggi. L'idea sì è quella di ragionare, di avere un attimo di tempo, di spazio per parlare di scrittura e capire anche cos'è la scrittura, che cos'è la lettura. E abbiamo tre scrittori che ce lo raccontano. Dicevo loro un po' per terrorizzarli, perché gli altri hanno terrorizzato me dicendo mi raccomando le domande, le robe. Io che sono disorganizzato nella vita l'ho vissuto un po' con oppressione. E allora dico, vabbè, terrorizziamoli un po' loro. Avranno tre domande secche, alle quali dovranno rispondere almeno benissimo e non le sanno ancora. Esatto. E stiamo anche aspettando, e ci avevano promesso anche il pianista come da Maurizio Costanzo, ma non c'è, e questo è l'unico intoppo. Perché pensavo e dicevo, come ce lo gestiamo, no? Adesso al di là delle battute, c'è poco tempo, abbiamo tre persone che devono parlare, ci tocca parlare di scrittura, è chiaro che uno può fare una domanda normalissima dicendo ma perché, che cos'è la scrittura, perché hai iniziato a scrivere, che ci sta? Però l'invito che volevo fare a loro, che appunto ancora non sanno, è invece tentare di commentare delle frasi di qualcuno che scrittore è stato e scrittore ancora e che ha cercato di dire qualcosa sul suo mestiere. La prima è presa da Pavese, Il mestiere di vivere. Per me è, come dire, la Bibbia che ogni tot riguardo, rileggo, ripenso, sia sulle robe della scrittura ma sulle cose della vita in sé. E lui dice questa roba qua. Adesso invito loro a stare attenti perché non l'ho ancora sentita. Se volete prendere appunti, potete. Dice, è bello scrivere perché riunisce le due gioie, parlare da solo e parlare a una folla. Se ti riuscisse di scrivere senza una cancellatura, senza un ritorno, senza un ritocco, ci prenderesti ancora gusto? Il bello è forbirti e prepararti in tutta calma a essere un cristallo. Se volete fare pari o dispari, e commentare questa frase e dire che cos'è per voi la scrittura e cosa vuol dire essere scrittori per voi. Ma certo, e lui lo vedo da stamattina presto che siamo in giro, siamo venuti a Milano a piedi, visto lo sciopero dei treni, è stato un pellegrinaggio lungo e faticoso. No, aspetta, a me voleva dirle, ma io per sportività ho detto ha rinunciato. Le altre non sanno nulla, perché mi devo avvantaggiare, insomma. E quindi cedo volentieri la io. Sapevo che sarei stata invitata a fare la mia prima stand-up comedy, però mi adatto, sono una signora flessibile, signora mi fa un po' impressione, ma se volete adesso mi alzo e faccio un po' Mrs. Maisel anche, no? Se vogliamo, come preferisci. Perché sta andando un po' così. Allora, già Pavese e scrittura per ragazzi, mi viene un po' l'ansia, ma va bene, perché ha detto sono tre scrittori, siamo tre scrittori, due scrittrici e uno scrittore. Vedete, per perché la sorpresa a volte inquieta, perché poi uno deve difendersi in qualche modo. Parlaci di scrittura, perché scrivi? No, ma non hai bisogno di essere provocatorio, è che io penso che scrivere per ragazzi sia un mestiere, non è solo la scrittura, io scrivo pensando a per chi scrivo e io scrivo
cioè, quando scrivo i libri scrivo per quelli dell'ultimo banco, quelle dell'ultimo banco, e questa cosa cambia il mio modo di scrivere, se scrivo per me o se scrivo per altri tipi di, quando scrivevo per l'università, quando scrivo, è un altro modo. Scrivere per quelli dell'ultimo banco è un lavoro di sottrazione, sembra che impoverire, sottrazione, diciamo, più simile alla scultura, nel senso che io scrivo come penso io, che magari penso da adulto, un pensiero complicato, e poi penso a chi arriverà, no? Quindi le due, i due momenti di Pavese che vede uniti, scrivere per sé e scrivere per una folla, per me sono due momenti. Scrivo prima per me, perché ho una storia in testa e quindi la devo scrivere, e poi la rileggo pensando a chi la leggerà, a chi vorrei che la leggesse. E allora a quel punto è un secondo lavoro, molto, molto più artigianale, di sudore, di lima, matita, cancello. Questo è il come, forse non era esattamente la domanda che hai fatto, ma il richiamo di Pavese per sé e per gli altri, per me sono proprio due passaggi. Insomma, sì, dai, parto. Così tu hai qualche secondo per riflettere. Beata te! E noi tra capo e collo, guarda. A me piace molto la cosa che hai detto circa i due livelli di scrittura, no? Una scrittura ingenua la chiamo io, e una scrittura di tipo critico. Anzi, io la chiamo distacco e tenerezza. Pardon, tenerezza e distacco. Perché prima scrivi nei panni del personaggio, io scrivo spesso in prima persona, mi piace provare a sentire la voce, se possibile tumultuosa, del personaggio mentre scrivo. E io lo chiamo il parlato scritto, mi piace proprio che suoni autentica la voce. Addirittura i personaggi sono spesso, hanno nomi bisillabi, brevi, per essere letti meglio come se fosse già ad alta voce. Però poi esci dal personaggio e comincia il distacco, cioè la lettura critica, e come dicevi tu più o meno, mi chiedo, ma suonerà autentica questa voce? Ma quel ragazzino di 13 anni che dovesse leggere sta roba dirà, ma mica parla così, ma manco mio nonno parla così, o dirà, credibile. Poi ritorni dentro il personaggio, per così dire, e sistemi meglio, quindi distacco e tenerezza. Una schizofrenia adesso che ci penso. Io ero schizofrenico, ma adesso siamo guariti. Bella questa, non è mia, ma me la rivendo volentieri. Quindi voglio dire, quella roba di Pavese è bellissima, perché un altro scrittore famoso quasi quanto me, Francis Scott Fitzgerald, quando dico questa cosa a scuola, i ragazzi dicono, beh sì, perché te ti conosciamo, abbiamo letto un libro, chi è suo Scott Fitzgerald? E le prof ridono sotto i baffi cercando di contenersi per non togliere autorevolezza all'autore, decisamente figo, tra l'altro è importante anche questo passaggio. Allora, dicevo, Francis Scott Fitzgerald dice una roba simile, anche più bella, dice, e questo è il bello di quando leggi, che quando leggi scopri che i tuoi desideri sono desideri universali, e poi aggiunge, quando leggi scopri che non sei solo, scopri che tu appartieni. Ecco, quella roba là, se me la dicevi prima al bar, facevo anche un figurone, preparavo una cosa più bella, ma cedo volentieri la parola. Sei già microfonata, vabbè, andata così. Dopo gli show arriviamo. Io sarò molto più semplice. Allora, io, se quando mi chiedono anche a scuola perché insomma hai cominciato a scrivere, in realtà va detto quello, secondo me io ho cominciato a scrivere perché ero una persona timidissima e quindi, come tutti i timidi, c'aveva queste cose dentro che non riusciva a tirarle fuori, e non c'aveva amici, non aveva amicizie, relazioni sociali, quindi la scrittura è stata quel ponte che mi ha permesso poi di arrivare a volte anche al cuore, incredibilmente, degli altri, e da lì è cominciata anche le mie relazioni sociali, quindi insomma io, tu sei uno psicologo in qualche modo, quindi sai benissimo che la scrittura è terapeutica, e io posso dire questo della scrittura, quindi quando Pavese parla del cristallo io mi ci trovo perfettamente, perché quel cristallo per me avviene soltanto e solo con la scrittura, cioè io mi sento davvero autentica quando scrivo.
e che è, e quindi in qualche modo la scrittura è forse l'unica, ma è la mia forza, non perché sia bella, brutta, non do un valore alla mia scrittura, ma il valore che gli do è un valore estetico, insomma il valore che gli do è molto personale. Io non penso mai a chi... quando scrivo non penso mai a chi mi rivolgo. Io so che il mio, non voglio usare, usiamo la parola target, anche se fa un po', non mi piace, però insomma fa un po' schifo, però usiamola. Ma perché fin da quando ho cominciato a scrivere il mio target è stato gli adolescenti in generale, perché ognuno di noi poi credo, no, che abbia un'età in cui si riconosce più profondamente, forse perché ci ha cambiato nel profondo, e per me è stata l'adolescenza. Allora, pur avendo un'età in cui non mi posso più riconoscere oggi negli adolescenti, credo di conservare quel filo rosso che mi permette di essere autentica anche quando parlo con loro. Ecco, quindi per me il cristallo è essenziale, mi viene soprattutto ed essenzialmente dal privilegio che ho di scrivere, perché per me resta un privilegio. Bene, intanto stiamo scoprendo, no, come dire, qualche cosa che sta nel retroscena della scrittura, di quanto la scrittura nasca come un pezzo, l'avete detto quasi tutti, no? Di lavoro per sé. È l'idea che inizialmente scrivo per me, scrivo perché ho un bisogno di scrivere, ho bisogno di comunicare delle cose e devo trovare un modo, e se la scrittura diventa il modo più congeniale, la utilizzo. Questo succede, come dire, in quasi tutte le forme d'arte, no? Stavamo guardando prima un'intervista a Mendini, io e Nino, e Mendini diceva che nelle sue opere cercava di rendere narrativo dei tormenti interiori che aveva. Sappiamo che Tiziano Sclavi, grandissimo fumettista, inventa Dylan Dog perché sta malissimo e nei primi 100 numeri del fumetto tenta un'autoanalisi. Cioè cerca di mettere, come diceva Freud quando parla del romanzo psicologico, cerca di mettere dentro alla narrazione dei suoi tormenti per renderli un po' più concreti, per vederli, per avere la giusta distanza. E poi cominciano giustamente loro, c'è un lavoro. C'è un lavoro che è, un conto è raccontare un pezzo di me, se no sarebbe uno sfogo diaristico. Un'altra cosa è racconto qualche cosa che ho dentro, che sento, che bussa alla porta dell'anima e che ha bisogno di uscire, ma poi faccio un lavoro di revisione, come dice Pavese, no? Se uno scrivesse senza mai dover cancellare sarebbe veramente soddisfatto di quella roba lì. E perché tutto quel lavoro di revisione è iniziare a cercare la voce segreta del libro, la voce nascosta di quel libro lì. Cioè quello che poi andrà a comunicare, la voce che parlerà al lettore. E appunto posso pensare ai miei lettori, cioè quelli dell'ultima fila, posso non pensarci, ma so più o meno che il target è quello, e la questione è che inizio a pensare che quella voce deve arrivare da qualche parte, perché il libro, soprattutto, cioè, ci capita tantissimo anche da adulti, ma siamo molto più difesi e ce ne accorgiamo di meno. In adolescenza succede quella roba, diciamo anche all'inizio, cioè che il libro ogni tanto ci capisce, e è capitato a me, a Nino, un sacco di anni fa, quando lui era giovanissimo, appena l'avevo conosciuto, aveva ancora i capelli neri, eravamo in una scuola, avevano appena letto Ero cattivo, alla domanda che cosa vi è piaciuto del libro, un ragazzino dell'ultima fila alza la mano e dice mi è piaciuto perché questo libro mi ha capito. E a noi ci sembrava aver capito male delle parole, quindi abbiamo chiesto di spiegargli, però è vero, lui si era trovato dentro quel libro lì, aveva capito un pezzo di sé. Sozzas, grande designer, dice io sono cresciuto grazie alle storie, perché le storie hanno quella capacità di insegnarmi quello che mi serve in quel momento e di non insegnarmi quello che non mi serve. Che è quell'esperienza che facciamo tutti, no? Rileggiamo una seconda volta un romanzo dopo anni e scopriamo cose che non c'erano prima, eppure è sempre lui. Perché la storia arriva nel momento giusto a intercettare un nostro aspetto emotivo e a insegnarci, cioè a darci delle robe che ci servono in quel momento lì per essere vitali, per progettare la nostra vita, per avere un minimo di speranza. Detto questo... Ah, è la seconda. No, non è la seconda, perché adesso basta, sono stufo di questa organizzazione che poi mette male. Ah, stai improvvisando? Sì. Noi invece abbiamo preparato le risposte su quelle domande che ci hai passato ieri. Buttatele. Mi è scappato. Qual è la difficoltà di scrivere per ragazzi? Un po' è emersa, però credo che appunto, no, come dici tu all'inizio, Pavese è uno scrittore per adulti, e cosa c'è di difficile nello scrivere per ragazzi? Perché io credo ci siano degli aspetti complicati, però vorrei sentirli da voi. Ah, guardate me adesso. Faccio io, che sono stata la terza. Se siete liberi mi fa più sereno, se no facciamo ordine. Che lei l'ha preparata per me, se sta risposta, oh, cioè, la dico. Che tanto non viene ordine alfabetico. E finge di improvvisarla. Allora, vado Nino?
E allora la difficoltà, ma forse io posso parlare di una difficoltà recente, nel senso che secondo me adesso noi abbiamo più difficoltà a intercettare, perché noi parliamo comunque, anche quando si parla ai ragazzi nei testi per bambini e per ragazzi, soprattutto se sono un po' più grandi, appunto gli adolescenti, la letteratura, i temi sono quelli, no? Cioè possiamo girare come vogliamo, non è che ci sono dei temi adatti a loro e invece dei temi adatti agli adulti. Noi parliamo di guerra, parliamo di amore, parliamo di lutti, parliamo di gioia, parliamo di felicità, parliamo di dolore, è questo. Ed è sempre, diciamo che oggi io almeno personalmente faccio più difficoltà, perché quando li incontro capisco che hanno l'ultima generazione, da una decina di anni hanno un'accelerazione nella tecnologia che li rende in qualche modo meno empatici. Io li trovo meno empatici di una generazione fa, quelli che i dodicenni che incontro, i tredicenni che incontro oggi. Adesso non voglio generalizzare, perché poi non si deve mai, però è... fanno più fatica a entrare dentro una storia scritta, perché non gli appartiene più come lingua. Il romanzo non gli appartiene più come lingua. Una generazione fa era diverso. Loro sono una generazione che, appunto, avendo lo smartphone, tutto quello che a loro gli arriva è molto frammentato, è molto veloce, non hanno la concentrazione, non hanno... Quindi quello che gli manca è l'attesa. In un romanzo, in qualunque storia, ci deve essere l'attesa, no? No? Noi la creiamo in qualche modo. Una storia è cucita bene quando crea l'attesa di quello che accadrà. Loro non hanno più questi tempi. E io, infatti, gli editori non vogliono i racconti, non volevano. Adesso si stanno rendendo conto che i racconti possono essere un modo, una chiave, parlo sempre degli adolescenti, come i bambini più piccoli, questo è ancora possibile. Hanno capito che i racconti, proprio perché sono brevi e passi velocemente da una storia a un'altra, possono avere delle capacità di cogliere più l'attenzione. Ecco, io la difficoltà che trovo in questo momento, non voglio parlare di difficoltà, come dire, di altre difficoltà. Io in questo momento avverto che quando scrivo, penso, ma non sarà, cioè, ma ci arriveranno poi dopo a queste latitudini? Faccio più fatica, lo dico con molta semplicità anche. No, guardate me, tocca a me. Stavo ancora rimuginando su quello che diceva la mia collega, ma io non so se è più complicato adesso, sarà stato complicato sempre forse. Mi veniva in mente mentre parlava lei, che è uno scrittore milanese famoso quasi quanto me, Dino Buzzati. Una volta pubblicò lui, scrittore bravissimo per adulti, il suo unico romanzo, credo, per ragazzi, la famosa invasione degli orsi in Sicilia, capolavoro. Vedo che qualcuno ha un tic nervoso in prima fila, cioè forse stanno annuendo probabilmente, che bello. E un giornalista culturale, alla presentazione di questo libro qui a Milano, gli chiese: maestro, ma lei, scrittore importante, stavolta ha scritto un libro per ragazzi? Come mai? E lui rispose una cosa meravigliosa, rispose: ma guardi che scrivere per ragazzi è come scrivere per adulti, solo molto più difficile. Perché se scrivere vuol dire fare empatia, no? Cioè costringere, se possibile, in maniera accattivante, fin dall'incipit naturalmente, al lettore di entrare, costringerlo a entrare nel libro, per ragazzi è di più, anche perché chi scrive non è un ragazzo. Io sono adolescente, loro non più, d'accordo, però non è facile conservare quella sintonia. Però, come dice spesso Filippo, lo psicologo dell'età evolutiva, dice: oh, ragazzi, voi non siete ancora stati adulti. E quindi rivela uno scoop incredibile, i ragazzi lo guardano. Ma noi adulti fummo bambini, preadolescenti, adolescenti, ragazzi, ragazze. Quindi si tratta di andare a cercare quella sintonia. Io lavoro sul linguaggio, sulla struttura, i miei capitoli sono super brevi,
perché hai ragione, bisogna competere adesso. Il cinema è cambiato da quando c'è stata la fotografia, cioè c'era già la fotografia, ma poi c'è stata la pubblicità. Persino i montaggi del cinema moderno risentono degli spot pubblicitari. Certo è che ogni volta che parte, che fruisci una qualche narrazione, videogioco, teatro, cinema, naturalmente letteratura, musica, c'hai dentro, spot pubblicitari, gli esperti di comunicazione lo sanno benissimo, soprattutto i pubblicitari, in ogni tipo di narrazione si nascondono tre ingredienti segreti, così segreti che ve li rivelo, pensa un po', anche perché... Che è generoso lui. Ma quando... siamo pagati per questo? Siamo pagati? No. Allora non ve la dico questa cosa. No, gli tre ingredienti sono, sempre a pensare ai soldi, ricordo, esperienza e speranza. Persino se chiedi al tuo vicino di casa, oh, hai dormito bene stanotte, ti aspetti senza aspettarteli magari inconsciamente tre ingredienti segreti. Ricordo vuol dire che tu leggi una storia o ascolti o vedi un film e ti commuovi per un certo brano, se nel libro te lo rileggi, no? E non è che non l'hai capito, hai bisogno di riviverlo perché somiglia a qualcosa che ti capitò, a un tuo ricordo. Esperienza è ciò che faceva dire a Umberto Eco, uno che arrivi a oltre i 70 anni senza aver mai letto un libro, ma peggio per lui, avrà vissuto solo una vita, la sua. Uno che arrivi oltre i 70 anni, dopo aver letto 10, 100, 1000 libri, avrà vissuto 10, 100, 1000 vite, oltre la sua, quella biologica. E poi c'è esperienza, di cui i ragazzi sono ghiotti, e sappiamo che è pericolosissimo, quello scontato di didascalico lieto fine, i miei finali sono sempre aperti, non so i vostri. Infatti alcuni ragazzi mi dicono, ma scusa, ma alla fine non si capisce se quei due si mettono insieme o se quello se ne va via di casa. Come mai? Io dico, non lo so. Come non lo sai? E ve lo chiedo, secondo voi perché il finale non è così chiaro, esplicito? Un ragazzo mi ha detto, e si vede che ti eri stufato di scrivere, ma come sono fatto? A me piace scrivere, non smetterei mai. A volte scrivo l'ultimo periodo, l'ultimo paragrafo, dal penultimo punto all'ultimo, e poi lo cancello. E così è meno finito. E così tiri dentro il lettore, ovviamente. Però io insisto, i libri... la speranza, dicevo. La speranza mica è nell'ultimo capitolo, nell'ultima riga dell'ultimo capitolo. A volte si annida nell'incipit la speranza. A volte è nel capitolo numero 15. Tocca al lettore fare quel pezzo lì. Certo è che persino quando il protagonista o la protagonista della storia muoiono, il lettore non muore quasi mai. Certo, se legge i libri di Ferrara rischia di tagliarsi le vene, quindi potrebbe essere una brutta fine. Però... nei libri si riorganizza la speranza. Sto rubando una citazione di Filippo Mittino. Riorganizzare la speranza attraverso i libri. Nei libri i miei preferiti sono gli adolescenti, perché quelli sono quelli tosti. Però io ho cominciato a scrivere perché ho lavorato per 7 anni da educatore in una comunità alloggio per minori. Quegli ospiti della comunità alloggio, quei ragazzi, erano portatori di storie decisamente toste, perché venivano da famiglie terribili, ma se ne vergognavano, non ne parlavano mai. Neanche le loro prof conoscevano quelle storie e a volte non volevano neanche conoscerle. Dice, ma io insegno matematica, che me frega? Dicevano a noi operatori quando spiegavamo che se uno ha un problema qui, quel problema si ripercuoterà qui. Se hai un problema emotivo, anche noi adulti lo sappiamo benissimo, col cavolo che sul piano cognitivo siamo efficaci, efficienti, rendiamo. E allora a me venne voglia di raccontarle quelle storie, perché le conoscevo. E così divenni scrittore per ragazzi. L'ho fatta lunga, però e questa è l'essenza. Qualcuno dice, qualche mio collega, no, voi non l'avete detto, qualche mio collega dice, ma io scrivo, non scrivo per ragazzi. Sono gli editori che poi mi mettono nello scaffale per ragazzi. Ma de che? C'è uno specifico. Ve lo immaginate Gianni Rodari che dica una cosa del genere? Io scrivo, poi c'è uno specifico nello scrivere per ragazzi. È molto più complesso che scrivere per adulti. Walter Tobagi, mi viene in mente, chissà perché adesso, giornalista ucciso dalle Brigate Rosse, dalla scrittura limpida, cristallina, Walter Tobagi, diceva scrivere facile è difficile. Questa è la sfida per noi, no?
o almeno una delle. Prego. Non è bello rispondere per ultima perché mi hai dato un milione di cose. Io perciò parlo, cerco di parlare subito perché sennò poi mi confondo. Allora, ma non so se riesco, vabbè, riprendo il filo. No, ma perché ognuna che vi ho ascoltato me ne venivano altre 10. Allora, in ordine sparso. È difficile scrivere per ragazzi, forse, ma mi piace e resisto quando mi vogliono far scrivere per grandi, ogni volta ci provano, poi magari appunto ci sono tutte quelle cose di marketing per cui io insisto che debba essere per ragazzi, insomma è un po' un braccio di ferro. Mi piace perché mi piacciono i ragazzi e le ragazze, mi piace stare con loro, certo. Mi piace ascoltarli, ma sono proprio felice e quindi c'è della gioia nello scrivere per loro e questo è importante. Per me. Poi quel tredicenne si deve riconoscere il lavoro sul linguaggio. Allora, i sentimenti e le emozioni, le chiamate sentimenti, lì trovo che siano, possiamo attingere a un patrimonio di sentimenti universali. Poi prendono un pochino di forma diversa a seconda del momento, dell'epoca, delle contingenze, ma se si va sotto, quelli primordiali. Judy Blume diceva quando io scrivevo ed ero Margaret, che diceva Hey God, I'm here, I'm Margaret, io ero quella ragazzina, io mi ricordavo quella ragazzina. Allora questo è il primo lavoro, no? Ritrovare quella ragazzina che ero. Poi c'è il lavoro però sul personaggio e sul linguaggio, che allora sì, quella ragazzina che ero. Come può parlare con la ragazza che legge oggi, col ragazzo che legge oggi? Tramite la lingua. Come posso parlare quella lingua? Standoci in mezzo. Standoci in mezzo perché appunto la velocità di cui parlava Daniela è anche una velocità di slang che va molto più rapida. Cioè, quanti modi conosciamo di saltare un giorno di scuola in maniera non autorizzata? Cambiano praticamente per ogni anno scolastico e i nostri libri diventano subito più datati. Noi mettiamo magari bigiare, fare sega, balzare e ne è già uscito un altro, cioè, no? Perciò, bisogna incontrarli di persona, sì, ragazzi, starci, perché sennò li perdi. Bisogna starci perché è un attimo che sei lo scrittore vecchio che fa un po' sfigato, scusatemi, che vuol fare il giovane, no? E ti becchi subito, sei un boomer e tu hai ben spiegargli che no, non è vero che anagraficamente sei un boomer e hai chiuso. Per me, che sono emigrata e insegno italiano, ma insegno a chi non è italofono, c'è un pezzo in più. Io devo stare con degli italiani se voglio continuare a scrivere in italiano, perché anche lì, di nuovo, perdi la lingua, perdi la freschezza, per cui io scrivo un dialogo che ha senso, perché hanno l'età giusta, però lo legge, per fortuna ho ancora delle nipoti, i miei figli stanno passando l'età giusta, più chiedere scusa, ma questa cosa la diresti così? Ti torna? Perché ci vuole un confronto e un controllo. Parlavi della musica, ho appena scritto stamattina alla mia nipote che ha l'età del personaggio che sto scrivendo adesso, scusa, mi dici le canzoni che hai ascoltato nell'ultimo mese? Perché è un attimo, e poi sono inflessibili i nostri lettori. E diventi patetica poi. Sì, cioè i nostri lettori ti sgamano subito, ma sei vecchia, ma cos'è, ma quella roba lì non l'ascolta più nessuno, allora ti può piacere, oppure è in cima alle classifiche, ma è out, no? Cioè, lì è il vero lavoro di ricerca. Quindi tu dici che perché io propongo Claudio Villa come che mi sa di sì. E poi se ci aggiungi qui tutto questo dando per scontato che di scrivere una storia in cui il nostro protagonista a quell'età lì oggi, e allora puoi andarti a cercare i coetanei di oggi, ma se appena appena decidi, perché sei un po' momento masochista, di spostarti un pochino avanti o indietro nel tempo, di nuovo perché la velocità di nuovo non è dalla nostra parte, perché un personaggio, una canzone, una maglietta che era il massimo quell'anno lì, la stagione dopo è già sparita, non ci sto dietro, appunto io ne ho tre in casa, no? che stanno uscendo, entrando nella docenza, cioè non ho più permesso, per fortuna, di comprare una maglietta, un paio di scarpe, perché non lo sai fare, cioè no, figurati raccontare una maglietta, certo, un paio di scarpe così, no? Cioè sei patetica, sei fuori, per cui questo sicuramente è difficile, cioè nel senso non ci sono sconti,
devi stare sul campo e avere l'umiltà di non pensare di saperla lunga, perché non la sappiamo se non siamo lì. Sei lì che fai una foto di quel momento. Quindi non lo so poi se uno scrittore per adulti, se esiste lo scrittore per adulti e lo scrittore per ragazzi. So che quando scrivi un libro per ragazzi hai quel tipo di mestiere, cioè quello lì è il tuo mestiere, no? È il pezzo che devi fare. Forse ho scoperto perché faccio libri dal taglio di memoria, perché poi forse c'è, cioè, anche qui è più semplice. Torno indietro. Per provare a riprendere un po', appunto, no, queste tre domande, come dire, per fissare dei punti, quelli che hanno colpito me, che non vuol dire che siano quelli più interessanti, ma per fare un pezzo di sintesi, se partiamo dalla fine, quello che abbiamo scoperto con lei è che per scrivere per ragazzi, come dire, bisogna avere anche un pochettino il coraggio, dico io, di far su le maniche e sporcarsi le mani lì dentro. Non possiamo pensare di scrivere per un pubblico che non conosciamo. So che è una cosa banale, però forse scrivere per adulti, che ne frequento un po' di più, mi obbliga meno a sporcarmi le mani veramente. Diverso è stare in una classe di adolescenti a raccontare un libro, o di bambini che fanno di tutto. Cioè è un doversi avvicinare a un mondo che è comunque lontano dal mio. E decidere di starci lì dentro, di fare un po' di esercizio di empatia e dire provo a stare in quei panni lì e vedere come si sta, e cercare una voce che possa in qualche maniera rientrare poi nella mia narrazione. Quindi forse un primo punto è davvero sporcarsi le mani con l'adolescenza, con l'infanzia, saperne qualcosa di più ma vivendoli. Perché poi noi spesso siamo figli del sapere enciclopedico, quindi ci salviamo dicendo che sappiamo gli adolescenti perché abbiamo letto l'ultimo saggio, o l'infanzia perché era nell'ultimo libro. Quelli li impari solo se stai lì con loro. Ieri sera ero tutto incuriosito da questo animaletto che vedevo, che Cecilia, che è la figlia del mio amico, riusciva ad accendere semplicemente, ma non capivo come. Insomma, mi dice, no, ma è una roba che si mette nell'acqua, e se c'è nell'acqua. Lì l'acqua non c'era. Dico, Cecilia, scusa, ma quell'animaletto lì? Fa, zio Pillo, guarda, è facile, lo gira, lo lecca e lui si accende. Cioè, uno l'acqua ce l'ha anche portatile, però devi starci dentro per capire che delle robe funzionano e le scoprono in quel modo lì. Quindi la prima cosa è davvero sporcarsi le mani. L'altra cosa che mi incuriosiva invece rispetto a ritmi diversi dell'ascolto, della storia e di quant'altro, non l'ho interrotta prima perché è un discorso che mi appassiona, ma era scortese interromperla. Io credo che quella cosa che ha detto lei è una roba da tenere in mente più che bene in quest'epoca storica. Perché è vero che a volte fanno più fatica ad appassionarsi a un libro, a una trama, a una storia, ma non solo perché ci sono i social, ma perché non sono più abituati a ragionare neanche sulla loro di storia. Diciamo una roba che fa, come dire, ricordo e quelle cose così un po' patetiche, no? Dici, una volta eri abituato che banalmente nella tua storia di vita c'era il fatto che tornavi a casa e raccontavi un voto scolastico, che adesso lo fa a registro elettronico. C'era che aspettavi che tua mamma e tuo papà tornassero per vedere che faccia potevano avere, pregavi la Madonna che fosse una faccia buona e gli chiedevi il permesso di fare una cosa. Oggi gli mandi un messaggio su WhatsApp vocale e loro fanno lo stesso e ti rispondono. E a volte tra papà e mamma, per far più in fretta, si mandano dei vocali, mica si raccontano le cose a tavola. E poi è vero, io vado a lavorare da un'altra parte, ma non ti spiego bene che lavoro faccio. Tanti miei pazienti gli chiedi, tuo papà, tua mamma, che lavoro fanno? Spesso ti dicono, io abito a Trecate, ti dicono, lavorano a Milano. E cerchi di capire se come mestiere sono pagati a fare i pendolari o fanno anche qualcosa per davvero a Milano. Che sembrano cose banali, ma vuol dire che io non sono più abituato a conoscere la mia storia. Diventa difficile appassionarmi alla storia di un altro, perché inizio a interessarmi al fatto che nei romanzi abitino più storie, perché mi interessa anche la mia e piano piano ne metto insieme delle altre. Ma se l'idea di raccontarci, di capire che cosa succede nel mondo, non la coltiviamo più nei piccoli, è difficile che poi si appassionino delle storie di un altro che non hanno capito ancora fino in fondo la loro. Oh, forse questo dobbiamo un po' chiedercelo, no? Da una parte c'è il social che li porta a vivere a quella velocità lì e cambia le velocità di attenzione, questo è fuori dubbio. Dall'altra abbiamo perso un'abitudine a raccontarci da adulti, e lo sappiamo da che esiste il mondo che i piccoli imparano dai grandi. Se non lo facciamo più noi, è raro che loro possano farlo per intuizione geniale, magari uno, due, ma non diventa un'abitudine. Oh, se non conosco la mia storia, ripeto, appassionarmi a quella dell'altro è molto difficile. Invece tra quelle 4.000 cose confusionarie che ha detto Nino, poco organizzate, mi sembra che il discorso della speranza però è una roba da salvare nei libri.
Perché appunto noi siamo abituati a pensare che la speranza spesso coincida con un lieto fine. Anche nella vita, dico, non solo nelle narrazioni, no? Uno spera rispetto al lieto fine. Invece dobbiamo portarci a casa l'idea che la narrazione, quello ce lo insegna benissimo, perché come diceva anche Nino, può anche morire il protagonista del racconto, che la speranza in realtà è la nostra capacità della mente di pensare a un piano B rispetto a un problema. Non è detto che poi quello si realizzi, ma intanto la nostra mente è viva, non è morta. Spera quando è vitale, quando ha progetti, quando ha idee. Poi che si realizzino o meno è un'altra questione, quello è il lieto fine oppure no. Ma non è la speranza quella roba lì. Noi dobbiamo riuscire attraverso la letteratura ad aiutare i ragazzi a sperare, cioè a tenere la mente viva, capace di fare ragionamenti e di farsi delle fantasie sulla realtà. Comincia a rodare, la fantasia non è in antitesi alla realtà, è quella sonda che ci permette di vedere piani altri, situazioni altre. Cioè esploriamo la realtà e non ci perdiamo dentro grazie a quella capacità che la nostra mente ha. Ed è la fantasia che è associata alla speranza. Quella roba là non dobbiamo perdere. E la letteratura per ragazzi lo fa, Nino ha cercato di spiegarlo in qualche modo, ma non è mai chiaro fino in fondo. Scusate, guardo l'ora perché mi sento... Guardo l'ora. Ho un'altra cosa da chiedere, però se avete delle domande voi ve le faccio fare. Beh, le porto anche il microfono così mi muovo un po' perché sono iperattivo, già ho quasi un'ora che sono seduto. Allora, io sto lavorando in una scuola dell'infanzia e mi rendo conto che per fortuna mi è rimasto il ricordo di quando mia nonna mi raccontava le storie che inventava anche lei, usando delle parole anche che non esistevano perché era molto creativa. Infatti quando giocavamo a nomi così città dicevi frutta con la l'uva e per lei era giusto, beh, aveva fatto solo la terza elementare e andava bene così. E io speravo sempre, ricordandomi quanto mi affascinava quando raccontava le storie, speravo che da grande avrei avuto la stessa qualità per affascinare i bambini o i nipotini, insomma, i bambini che mi capitavano a tiro. E in effetti adesso mi accorgo che i bambini in effetti in casa si parlano poco con i genitori o parlano in modo superficiale. Quando io gli racconto, quando ero piccola facevo questo gioco, oppure con mia madre cucinavo la torta con le fragole, loro stanno lì ad ascoltare e dico, il racconto delle storie attrae tantissimo. E non è che siamo nel 2024 e siamo in un'epoca troppo moderna e questa cosa è passata di moda. E anche le stesse storie della volpe che vuole prendere l'uva o della cicala e della formica piacevano ai bambini di 30 anni fa, piacevano a me e piacciono ancora adesso. Quindi ci sono delle cose che sono universali e che piacciono sempre. Quindi non ci dimentichiamo di raccontare. Anche io da piccola facevo queste cose perché rimangono affascinati, spalancano gli occhi e poi è uno spunto per loro per raccontare che cosa piace fare a loro. No, vi ringrazio per queste riflessioni che sono molto interessanti. Per me che sono una maestra, che lavoro però con i bambini della primaria, bambini stranieri appena arrivati in Italia, e l'obiettivo alla fine è che loro scrivano e raccontino, e quindi c'è tutto l'incontro anche con la lingua altra che racconta il tuo mondo e con una lingua nuova che dovrebbe raccontarti, che non è una cosa così scontata. E poi mi interessano anche come mamma, perché io ho una figlia di 16 anni e uno di 12 anni, una figlia di 16 anni che sono riuscita, tra virgolette, a salvare, nel senso che legge i libri, il figlio di 12 anni che era un grande lettore, no, non più, perché siamo proprio, e penso che voi scrittori per i ragazzi abbiate veramente una lotta notevole con i giochi elettronici, con l'informazione veloce, perché io penso che i ragazzi abbiano in anticipo le crisi adolescenziali, le crisi dove tu non sai più chi sei, e il telefonino, anche la velocità di studiare su Wikipedia, ok, permette a loro di scappare. E quando sei a tavola che dici per favore, però a tavola il telefono non lo portiamo. Oppure quando dici una cosa e tua figlia sta chattando con l'amica o tuo figlio e ti dice ma scusa ma io ti sto parlando, e guarda il telefono e dice no mamma ma tu parla perché io ti ascolto, ed è convinta di riuscirmi ad ascoltarmi ma non ha più lo sguardo empatico in cui ci parlavamo con gli sguardi. Quindi
Io vi chiedo, non lo so, come faccio a far rinnamorare mio figlio dei libri? Prima da piccolo qualcosa gli leggevo, leggevamo insieme, adesso avete una soluzione? Avete un argomento che a un ragazzo di 12 anni possa ancora piacere tanto? Lui che a 5 anni era veramente colpito dall'Odissea perché l'aveva fatto alla scuola dell'infanzia con delle insegnanti stupende. Io non so più, sono una mamma in crisi, una maestra un po' meno in crisi perché riesco a tirarli dentro, una mamma in crisi sì. Sembra complessa, facciamo che risponda. Per rispondere lo psicologo? No, no, ma siete voi, sono qua solo così come per portare. Allora, io posso, dico, posso, vuoi dire tu? No, sì. Okay, vai. Sì, avevo una cosa che mi era rimasta appesa da prima, okay. Mi era venuto in mente quando Daniela diceva ero timida, non e le parole. E allora aggiungo due pezzettini. Uno che mi riguarda, per me era la partenza opposta, ma il risultato era lo stesso. Penso che io invece avevo un sacco di parole, ero sempre considerata chiacchierona, la bambina che parla, ero sempre insieme ai grandi e ho imparato a scrivere, a leggere a 5 anni perché avevo tutte queste parole che dovevano uscire a questa velocità. Ed è quando ho capito che erano delle storie, quando sono riuscita a metterle sulla carta e che queste parole sono diventate un mio pregio, diciamo, e non un mio difetto. Quindi comunque la scrittura, come, no? Se la scrittura è nel nostro destino, mette a posto delle cose. E a conferma, volevo citarvi una giovane poeta che ho avuto la fortuna di ascoltare questa settimana, che si chiama Laura Cerboni, il suo libro esce il secondo libro esce con Einaudi tra pochi giorni. E, lei è bella da sentire dal vivo perché io dico sempre è un ossimoro, lei col suo nome petrarchesco, una figura angelica, poi ha delle poesie molto intense, quasi cruente, no? E lei appunto con tutto questo suo diceva questa settimana era una bambina molto timida, ma talmente timida che tutti pensavano, i genitori, le maestre, che avessi qualcosa che non andava bene, ma erano proprio preoccupati, no? Questa bambina ha un problema. Allora a 6 anni io ho cominciato a scrivere delle poesie e per tutti è andato tutto a posto. Ah, scrive poesie. No, come? Allora no, no, sì, è strana, ma scrive poesie e quindi è nella sua stranezza, no? Quindi poi mi viene un'altra citazione molto meno colta di tutte quelle che sono state fatte adesso, ma che è Julia Cameron, però insomma ha venduto tipo 22 milioni di copie del suo libro di La via dell'artista, per cui possiamo permetterci di citarla, e nell'ultimo, che non so se è ancora tradotto, che si chiama Write for Life, quindi nel titolo c'è già tutto, dice: uno scrittore, una scrittrice che non è writer, per fortuna in inglese non ha i problemi del maschile e femminile, che non scrive è come un animale in gabbia o un artista che non dipinge. Quindi, nel senso, quella cosa lì la dobbiamo fare, se no non stiamo bene noi. Era per rispondere a tutte le cose precedenti. Rispetto alla soluzione per i dodicenni, allora, e a raccontare la propria storia che hai detto tu. Vanno insieme. Io la prima cosa che faccio quando ho una classe nuova, io insegno all'estero italiano, quindi è tipo la quinta lingua che imparano, e spesso e volentieri è la sesta perché a casa ne parlano una che non è la lingua di scuola, cioè la prima lingua di scuola è l'inglese, è il francese, la seconda lingua di scuola è il tedesco, la terza lingua è l'inglese e poi per chi vuole lo sceglie, arrivati alle medie, possono fare italiano. Di solito poi quando insegno anche al liceo ho la fortuna che l'hanno scelto tutti quelli che vogliono evitarsi il tedesco perché devono per forza fare una seconda lingua nazionale e quindi meglio fare italiano che fare tedesco. Io la prima cosa che faccio è faccio loro raccontare la loro storia delle lingue. Cioè si chiamano questionari ma in realtà sono molto molto concreti. Ed è le domande che faccio sono tipo: qual è la lingua in cui parli, qual è la prima lingua in cui hai parlato, qual è la lingua in cui oggi sogni, qual è la lingua in cui fai i conti di matematica, e alla fine a me serve per conoscere loro, per capire, e dico ok, questo è il patrimonio di ricchezza che abbiamo nella nostra classe, no? Questo è il nostro bagaglio di lingue, usiamole, ci servono. E alla fine chiedo di dire, ok, cosa vorresti fare in italiano, essere capace di fare in italiano alla fine di quest'anno e poi alla fine dei 3 anni.
In questo dare il diritto alla parola in una lingua anche che non è la tua, no? Per cui è da lì costruire un percorso insieme. Invece per il allora, i dati statistici, intanto per rassicurare da mamma a mamma, i dati statistici di quest'anno ci dicono che l'emorragia più grossa di lettori sono i maschi adolescenti, quindi non possiamo combattere. No, nel senso, non, siccome la tendenza delle madri è di sentirsi super responsabili, colpevoli e sole, allora siamo in buona compagnia. Cominciamo dicendoci che siamo in una buona compagnia e che non possiamo forse neanche pretendere di svuotare il mare col cucchiaio, di combattere con i mulini. Abbiamo tanti riferimenti letterari che ci dicono, aspetta un momento, mettiti serena, in qualche modo, e dagli fiducia che in qualche modo ne verrà fuori, in qualche modo se la caverà. Poi crescono, ecco, alla peggio. La risposta è non è detto che sia la soluzione, però insomma, se tutto va bene poi crescono. Poi la seconda che mi viene in mente invece è Daniel Pennac, come possiamo, i diritti del lettore, c'è anche il diritto di non leggere, no? Per cui sicuramente arrivati alla soglia dei 12, quel che abbiamo seminato prima l'abbiamo seminato, e se insistiamo possiamo solo essere controproducenti, perché faranno esattamente il contrario. Meravigliosamente fare una transizione che passi per i manga, per i fumetti, per qualsiasi cosa sia, che mantenga l'allenamento di quel muscolo che apre la pagina, che apre la copertina e scorre la pagina, quell'abitudine, no, ad avere in mano l'oggetto libro, così teniamo un attimo fresca la cosa senza drammi. Poi magari io spero, perché con mio figlio minore, se faccio vedere il tempo di schermo, cioè non sono qui a dar lezioni a nessuno, non... Spero che passi, mi dicono che passa, si negozia, ci sono delle possibilità. E poi gli argomenti, quelli che interessano a lui, le cose che lo appassionano. Continuare ad andare in libreria e dire scegli, c'è qualcosa che ti piace. Perché solo dal piacere possiamo passare in quel caso. Poi verrà l'obbligo scolastico e le letture obbligate... E volevo dire una cosa alla mamma maestra, riprendo invece quello che diceva Filippo, che è molto vero questa cosa, io l'ho imparato anche con mia figlia, che le storie, insomma, non siamo più capaci di raccontare storie, invece loro hanno bisogno di questo. Io non ho consigli, perché poi me lo chiedono molto spesso anche le mamme, le maestre. Non ci sono, secondo me, consigli utili per questo, perché viviamo un'epoca in cui loro devono imparare, leggendo un romanzo è quasi come imparassero una nuova lingua, riprendendo le parole di Alessandro. E, secondo me, è solo passare del tempo con lui, l'ascoltare e dedicargli il tempo. Alla fine è quello, poi le storie vengono da lui, non è necessario leggere per forza a 12 anni, arrivano quando è il tempo, e il tempo lo trovano quando hanno delle cose da raccontare, e se ci passi del tempo con lui, madre, padre o sorella, quello che sia, gli adulti di riferimento, questo devono fare secondo me nella loro vita genitoriale o in qualche modo educativa, passarci del tempo, fargli capire che contano, e che loro ci sono, in qualsiasi, senza giudizio, è una cosa che noi non facciamo mai noi adulti, senza giudizio. Esatto, soprattutto con i propri figli, senza il giudizio. E quindi a quel punto non ci devi diventare, cioè lo dico per me, no, non bisogna diventarci amici, ma si crea un rapporto, che è un rapporto che piano piano può diventare profondo, e allora può diventare fecondo anche per ascoltare altre storie, perché a quel punto ha acquisito quell'empatia necessaria per mettersi anche dentro delle storie che non sono le sue. Io questo mi sento banalmente di dire, insomma. Scusate se è poco, io vado più sul pragmatico, sono proprio drastico, poco tempo, e quindi la faccio ancora più lunga ovviamente, perché la tensione mi farà parlare il doppio ovviamente, a parte lo scherzo, le statistiche dell'Istat dicono che da 20 anni a questa parte in Italia si legge dai 6 ai 14 anni, sono gli adulti che non leggono, anzi dall'adolescenza in su. E io ho anche il sospetto di sapere perché, no? Perché alle superiori poi
si smette di leggere libri per ragazzi, si smettono gli incontri in classe con l'autore e si leggono i classici o i libri contemporanei per adulti. Allora io sono sicuro di diventare un classico, naturalmente, ma non ho nessuna fretta, vorrei essere ancora un po' autore vivente, in grado di incontrare i ragazzi. Il trucco è questo, è un'alleanza educativa, come si dice. Uno scrive un libro, c'è un editore che ci casca, che lo considera valido e lo pubblica. Adesso non vorrei, ci sono autorevoli editori in prima fila, mi sto giocando tutte le future collaborazioni. L'autore ti pubblica il libro. Un bravo libraio o un bravo bibliotecario fa da mediatore culturale ulteriore e quindi fa da consulente a una brava prof che volesse un po' accostarsi alla letteratura per ragazzi, che non è bestemmia. Voi sapete che ci sono docenti di letteratura, di lettere per ragazzi, che non conoscono la letteratura per ragazzi. Non credo di rivelarvi uno scoop. E come si fa? Come si fa a essere un insegnante di lettere che insegna ai ragazzi e non conosce la letteratura contemporanea per ragazzi? Non gli puoi dire quest'estate leggete Piccole donne perché a me piacque. È successo qualcosa nel frattempo, no? Non c'è stato solo Rodari. Ci sono quelli viventi che puoi portare a scuola. Quando questo meccanismo si mette in atto, questa filiera educativa si attua, funziona, i ragazzi diventano formidabili lettori. Poi a 14 anni ci sono delle scuole medie, adesso mi viene in mente il professor Matteo Biagi, un'eccellenza nazionale, ormai è diventato un amico, della scuola di Firenzuola, che ha persuaso tutti i colleghi e le colleghe a leggere 10 minuti ad alta voce tutte le mattine, quale che sia la materia che insegnino, ad alta voce come una preghiera tutte le mattine. Se poi smetti sul più bello, come io provo a fare nei miei capitoli e come probabilmente fate anche voi, cioè se metti in scena il gancio per il lettore sul più bello e smetti di leggere quella mattina la mattina dopo, guai se non ti riaggancia a quello che avevi. Quindi lì al mattino c'è la prof di matematica che legge, il prof di educazione fisica che legge, il prof di lettere naturalmente che legge senza nessuna fatica. È diventata una prassi tale per cui quei ragazzi leggono in una classe, in un anno scolastico, qualcosa come 300 libri per giovani adulti in classe. Cioè, quindi non tutti così, qualcuno 30, qualcuno 40, ma 300 circa titoli nuovi della biblioteca di classe. Si può. Due pomeriggi alla settimana si presentano a vicenda i libri preferiti e chi alza la mano per primo è quello che fa, che prende il passaggio di testimoni e se lo legge e poi lo presenterà agli altri. Sono buone pratiche, ripeto, non previste ma neanche proibite. Ci vuole creatività, entusiasmo, bisogna essere portatori di entusiasmo, che è una parola bellissima, la cui etimologia, non so se lo sapete, l'ho sentita dire al cardinale Silio Tonini, pensate, la mia fonte di approvvigionamento culturale, che diceva: entusiasmo vuol dire avere Dio dentro, en teos. E se non sei portatore, spacciatore di entusiasmo, che docente sei? Se non impari un po' ad autoformarti andando in una libreria per ragazzi ogni tanto, o anche solo andando su Google ormai, guardando anche solo i premi Anders, le terzine finaliste di anno, scopri un mondo. E allora Matteo Biagi, proprio questo prof, così, questa eccellenza, secondo me, umile e bello, tenace, mi dice: sai, io lo so, mi dice Nino, lo so che tu dici che le maestre della primaria leggono ancora ad alta voce, e le prof delle medie... No, tanto ormai ha imparato a leggere, perché dovrebbe leggere, scusa che sei. Lui dice, però sai, se una si laurea in scienza della formazione, cioè per poi fare la maestra, si imbatterà di sicuro in almeno un esame di letteratura per ragazzi, perché si considera l'aspetto pedagogico della materia. Ma se una sceglie di laurearsi in lettere classiche o moderne che siano, non si imbatterà mai in nessun esame di letteratura per ragazzi contemporanei, a meno che non organizzi un piano di studi apposta in quella direzione, il che vorrebbe dire che è già di suo è formata o comunque appassionata. Quindi, ma l'autoformazione non è proibita e nessuno può avere alibi.
Quando le prof di lettere dicono a Matteo Biagi nei momenti di formazione, ma non abbiamo tempo, il programma, lui da prof di lettere dice i programmi sono stati aboliti dalla Gelmini, non abbiamo alibi, non si può non portare la letteratura per ragazzi a scuola. Ah, ma se fai un incontro come adesso, no? O in una libreria, in una biblioteca, pomeriggio, basta che piova, non arriva nessuno. Se c'è invece il sole, improvvisamente non arriva nessuno. Se ci sono le partite, non arriva nessuno. Insomma, capite? Ma a scuola no, si chiama scuola dell'obbligo. Che bella parola, scuola pubblica e dell'obbligo. Sono ostaggio i ragazzi, non ci potranno sfuggire. Quindi non abbiamo alibi, eh? Non abbiamo alibi. Grazie, grazie. Volevo dire una cosa che forse tira un po' il filo di tante che abbiamo detto. Una piccola cosa che ho fatto succedere con la mia classe quest'anno, no? Dicevamo la letteratura per ragazzi, perché la letteratura per ragazzi e non per forza i classici, per adulti, perché scrivere ai ragazzini di oggi? Perché avere un personaggio in cui si possono riconoscere, anche se non assomiglia a loro stessi, assomiglia al loro vicino, al loro compagno, ma possono capirlo, ci fa superare delle barriere linguistiche, culturali. Io quest'anno ho organizzato uno scambio tra una delle mie classi francofone e una classe di Milano, no? Sono riuscita a vincere un bando e quindi ho portato qua i miei, ho portato là gli italiani, e però per vincere questo bando il mio progetto doveva durare tutto l'anno, non i 5 giorni che venivano qua, andavano là, quindi dovevo inventarmi tutta una serie di attività a distanza da fare insieme. La prima che ho tirato fuori è leggiamo lo stesso libro qui e là. Avevo un baratro di distanza linguistica, i miei sono al secondo anno di italiano, che è la quarta, quinta lingua che fanno, quegli altri erano una terza media, no? Ho scelto un libro per ragazzi, ho scelto il libro di Antonella Sbuelz, Questa notte non torno, il tema era il viaggio, il tema del nostro progetto su tutto l'anno, il libro ci stava benissimo. Antonella poi doveva venirci a trovare, ha avuto un problema, ma insomma... I miei ragazzi all'inizio terrorizzati, perché erano abituati a quelle letture a uno, a due, quelle di 20 pagine semplificate che spesso hanno una lingua che ti fa venire i brividi e dici ma cosa devo... Sì, capiscono tutte le parole, ma cosa imparano? No? Per cui panico, ma prof, ma dobbiamo leggere questa roba, ma come facciamo? Non capisco niente. Ne ho avuta una in particolare, una delle più sveglie e quindi delle più polemiche, oppositive. A me questo libro non piace, si buttava per terra... E ho detto non capisco niente. Allora l'ho presa e ho detto ok, chi sono i protagonisti? Vabbè, Mattia e Aziz. Dico perfetto, e cosa sappiamo di loro? Lei mi ha detto 4 cose assolutamente. Dico ok, e cosa pensiamo che possa succedere adesso? Vabbè, che Mattia si mette con Sofia, no? Dico allora vedi che tutto quello che c'era da capire l'hai capito, no? Beh, poi a un certo punto si incontreranno sti due, continuiamo a leggere i capitoli in cui ce n'è uno qui e uno là, a un certo punto da qualche parte si incontreranno, e in 3 parole con un livello A2 di italiano, perché A2 B1, è riuscita a raccontarmi. Non l'avrebbe fatto se io le avessi fatto leggere Il sentiero del Nidi di Ragno, che va benissimo, e per mio figlio che ha fatto le medie a Milano era il suo libro preferito, ma non l'avrebbe fatto se io non avessi avuto in mano una storia che parlava, se non avessi avuto Mattia che nel primo capitolo aveva il serio problema di essersi macchiato le Nike nuove. E loro, uno che ha il problema delle Nike nuove macchiate, lo capiscono al volo. Bene, per tirare le fila e chiudere, che sono le 3:09, siamo fuori tempo massimo, verremo decapitati, lo so, però sono quelle punizioni che uno accetta con coraggio. E intanto, per rispondere alla signora, ma per tirare un po' le fila di tutto l'incontro, no? Abbiamo tentato di capire un po' che cos'è la scrittura per ragazzi e quanto la scrittura per ragazzi ha un'importanza, perché è interessante perdersi dentro una storia, no? Adesso lei diceva... Uno si affeziona a un personaggio, c'ha un personaggio. La letteratura fa quella roba lì, sia quando siamo ragazzi che quando siamo grandi, no? Ci appassioniamo al personaggio che ci sta dentro e ci aiuta anche ad imparare delle cose, anche per differenza, cioè pensando che quella roba lì che lui ha fatto non l'avremmo fatta mai e ne avremmo fatto un'altra. Però la nostra mente pensa, ragiona, scopre nuove vite, si allena a stare nella realtà. Certo che, come dice la signora, poi uno deve convincere anche qualcuno che la lettura è una roba importante. Io credo che loro abbiano dato le migliori risposte su questo, perché la lettura intanto ha bisogno di tempo. Mi devo incuriosire, devo farlo anche un po' autonomamente. Io ho iniziato a leggere da grande, alle superiori, perché il mio primo rapporto con la lettura è stato
l'aula di lettura bellissima della scuola elementare bianca, anonima, tavoli bianchi, sedie bianche, parete bianca, silenzio nell'ammezzato della scuola elementare, dove si leggeva in maniera precisa, puntuale, tenendo il segno col dito, sia mai che uno leggeva la riga sotto, che era una roba che non si poteva fare, il barone Lamberto, che adesso è il mio libro preferito. Allora ho odiato lui, Rodari, come più di chiunque altra persona al mondo, perché era una roba angosciantissima. Quando arrivava l'ora di lettura, io dicevo, cazzo, ma anche oggi sono andato a scuola, oppure potevo aver mal di testa, cioè poteva capitarmi un'altra sfiga e non quella di leggere. E però poi a un certo punto ho capito che mi interessava la narrazione, un po' nei testi delle canzoni, un po' di qualche anziano che ti raccontava due balle per tenerti compagnia, ma scoprivi un pezzo del mondo che non avevi mai capito, e lì scoprivi che nelle storie c'era dentro qualcosa. Poi certo, più difficile avvicinarsi al libro, che il libro è quella roba che c'è un sacco di pagine, devi star lì dietro. Poi si va a comprare in libreria, che è un posto noiosissimo, pensavo le scuole medie, poi devo leggere proprio quelli che mi consigliano, i classici della letteratura per ragazzi, cioè il ciclo degli antenati di Calvino, d'estate, a Loano, sotto il sole, il cavaliere inesistente, dice, mio Dio, con la scheda del libro in fondo da fare, un'altra cosa che dicevi, però, che bello, no? È quello che sognavo per la mia estate, peccato, non me ne sono accorto già l'anno scorso. E dice, no, questa roba qua no, quindi quel sant'uomo di mio padre leggeva, faceva la scheda, la professoressa era contenta, io pure, che mi ero tolto un'ansia, e però... avete capito un po' anche oggi, a me stare nelle regole non piace tantissimo, ho capito che mi interessava leggere un giorno che, costretto a fare la spesa con mia mamma, perché non andando bene a scuola dovevo almeno riparare facendo le commissioni domestiche, diventando il buon uomo di casa, che sennò non c'avevo salvezza per uscire, faccio la spesa ed erano quegli anni in cui i quotidiani mettevano in allegato un libro. E quindi l'aver scoperto che tra gli scaffali dove si comprava in realtà la pasta, il sugo, la frutta che non mangiavo e altre robe divertenti, vendessero anche dei libri, in più l'offerta lancio di un euro. Dice, ah cazzo, allora il libro è anche questa roba qua, cioè dozzinale, che la compri dove capita. E chiaramente la mamma dico, possiamo comprare questo? Lei ha fatto poi dei quadri alla Madonna che abbiamo ancora a casa adesso, grandezza naturale, dal cui è uscito il sangue. E me l'ha comprato subito. E incredibilmente ho iniziato a leggere Il nome della rosa. Dici, tu sei scemo perché potevi fare dei passi prima, lo so, ma sono ribelle, non ce l'ho fatta. E, però questo per dire che cosa? Che la lettura passa da degli incontri casuali che ci sono nella vita e bisogna avere pazienza, prima o poi capiteranno quelle robe lì. Prima o poi capiterà che ci interesseremo delle storie perché siamo storie e ci interessa capire come funzionano. Però dobbiamo essere un po' pronti noi, un po' averne desiderio. Diceva giustamente lei, va bene anche un fumetto, va bene anche un manga. Io ho dei periodi della mia vita che leggo solo manga perché se no raccontano in maniera così raffinata le emozioni che ho più voglia di leggere quello che un romanzo. È un problema, non credo, è narrazione. Quello che dobbiamo portarci a casa oggi è che è fondamentale perdersi nelle narrazioni e ritrovarsi, perché se uno non costruisce la propria storia arriva alla fine dell'esistenza che non ha vissuto. Questa è la roba secondo me che dobbiamo avere in mente. Poi che tipo di narrazione, ciascuno avrà tempo di scoprirlo. Grazie.